Ciao a tutti ragazzi, sono Aid, come vedete oggi torno con un nuovo video, qua con me oggi la mia ragazza Annalisa. Ciao a tutti. E oggi è un video molto speciale, in questi giorni ne ho parlato molto e infatti con oggi inizia la settimana impossibile. Permettetemi di fare una piccola introduzione per farvi capire di cosa si tratta. Molti di voi avranno presente la settimana magica che faceva Jack tempo fa, dove appunto per una settimana filata pubblicava un video di magia al giorno. Ecco, io ho preso questo stesso format, mi sono ispirato e farò più o meno la stessa cosa, ovvero per una settimana, a partire da oggi, ogni giorno vedrete un mio video, ma in ogni episodio di questa settimana, in ogni giorno di questa settimana, vi proporrò un effetto impossibile. O meglio, ovviamente un effetto molto difficile, diciamo incapibile, e la cosa bella è che tutti questi effetti che vedrete sono di mia invenzione, o comunque rivisitazioni di cose che avevo proposto. Insomma, cercherò di stupirvi ogni giorno con un effetto che sicuramente non avrete mai visto da nessuna parte. È inutile dire, ragazzi, quanto io abbia lavorato a questa settimana per fare in modo di fare tutti i 7 video e per fare in modo che questi video non fossero banali, cioè che ci fosse sempre un bel effetto ogni volta. Quindi vi chiedo, ovviamente, se vi piace questa idea e se vi piace ogni singolo video, di farmi capire il vostro sostegno, cioè quindi lasciate prima di tutto sicuramente un mi piace, che è importantissimo, giusto? Poi altra cosa importantissima, lasciate assolutamente un commento qua sotto nel video scrivendo se appunto vi piace l'effetto, se vi sta piacendo la settimana impossibile, insomma qualsiasi cosa. E ultima cosa prima di iniziare col video, importantissima questa, mi raccomando, se vi piacciono questi video condivideteli ovunque, ad amici maghi, non maghi, parenti. Quindi vi chiedo più delle altre volte di dare tutto il sostegno che potete. E nulla, cerco di non perdere altro tempo, vi dico solo già in anticipo che l'ultimo effetto della settimana, che uscirà, quello di domenica, sarà anche in vendita su Aid Store. Ma vabbè, al di là di quello vi prometto che nei prossimi episodi non ci sarà un'introduzione, ora dovevo appunto spiegare un attimo come funzionerà, ma direi che possiamo iniziare con questa prima puntata della settimana impossibile. Bene Anna, come vedi qua ci sono 3 mazzi di carte. Sì. Mazzi di carte che sono evidentemente un po' diversi tra di loro. Uh-huh. Ad esempio questi due sono mazzi standard, quindi solitamente hanno delle figure, dei numeri, dei segni, dei colori stampati sopra, mentre queste sono chiaramente diverse perché appunto sono carte tutte bianche. Ok? Okay? Bianche di faccia, poi ovviamente dietro avranno un certo colore, ad esempio queste sono blu, ma poi dipende dal mazzo, no? L'importante è che appunto siano tutte carte bianche, di facce bianche. Bene, quello di cui voglio parlare oggi nella puntata in questa prima puntata della settimana impossibile è di specchi. Okay. Come vedrai non ci sono specchi qua con noi, però ci sono dei mazzi di carte. Okay. Mazzi di carte che in realtà funzionano un po' come degli specchi. Okay. Cioè sono in grado di riflettere tra di loro le proprie immagini. Okay. Mi spiego meglio facendoti vedere qualcosa. Okay. Parliamo un attimo di immagine speculare, no? Quindi un'immagine uguale ad un'altra. Sì. Un'immagine speculare che può essere modificata in base alle scelte. Ancora una volta ti faccio vedere così capisci tutto subito. Prima scelta. Quale scegli tra il mazzo blu e tra il mazzo rosso? Decidi tu. Blu. Blu? Sicura? Vuoi cambiare? Sei libera? No, va bene. Quello blu, bene. Quindi, siccome abbiamo parlato di immagine speculare, cerchiamo di riprodurne una. Se io prendo il mazzo in mano, tu cosa farai? Apri. Bene, il mazzo in mano. Se io apro il mazzo e lo metto qui, tu cosa farai? La stessa cosa. Esattamente, vedo che hai capito. Okay. Bene, però queste immagini speculari appunto possono essere un po' falsate dalle nostre scelte. Uh-huh. Se ad esempio adesso vado ad alzare così il mazzo, lo farei anche tu. Sì. E quando lo chiudo, lo farei anche tu. Sì. Bene, abbiamo fatto un'azione speculare, ma che in realtà è stata un po' diversa. Uh-huh. Perché è quasi impossibile aver alzato esattamente nello stesso punto. Avremmo sicuramente alzato un numero di carte diverse. Quindi abbiamo già condizionato questa scelta. Uh-huh. Bene, ma ti faccio capire meglio con qualcos'altro. Magari spostando un po' di carte, mischiando un po' il mazzo. Uh-huh. Tu non sai mischiare, vero, così nel capo della mano? No. Vabbè, allora facciamo più o meno la stessa cosa, cioè sposti un po' di carte da sopra a sotto, magari appoggiandole così. Okay. Su quante ne vuoi tu, non c'è una regola precisa, insomma fai te, quando vuoi ti fermi. Sicura? Ne vuoi mettere altre? No, vabbè. L'importante è che non sia uguale, perché appunto come abbiamo detto questa è stata un'azione speculare ma diversa, perché ognuno di noi ha scelto, ha modificato questa azione mettendo più carte o meno carte, no? Bene, ancora una volta un'altra cosa casuale, che poi verrà fatta in modo speculare, la scelta di un numero. Okay. Quindi tu sceglierai il numero dall'1 al 10, non me lo dire, mm. Io prenderò il numero speculare. Nel senso che se tu scegli un numero più verso il 10, io prenderò il numero speculare partendo invece dall'1. Okay. Ad esempio, dimmi un numero, quello che vuoi tu. 4. 4, quindi hai scelto un numero basso, quindi 1, 2, 3, 4. Io prenderò 4 a partire dall'alto, quindi 10, 9, 8, 7. Okay. Quindi il mio numero è 7. Un'azione speculare, ma che in realtà è un po' diversa. Sì.
Bene, ora vai a contare quindi 4 e prendi la quarta carta, e invece io ho 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e prendo la settima. Ok. Chiudo così. Ok, così abbiamo preso una carta. Guarda, ovviamente potevi prendere qualsiasi carta, cioè nel senso non ti ho fatto vedere, non ho fatto vedere neanche loro il mazzo, ma si poteva prendere qualunque, ci si poteva fermare su ognuna. Bene, che poi in effetti potremmo pensare che sono tutti uguali, se no. Bene, quindi noi abbiamo fatto tante azioni speculari un po' modificate, e una cosa incredibile sarebbe appunto che, siccome questi sono specchi che riflettono tra di loro, sarebbe assurdo se noi avessimo preso la stessa carta. Per la prima volta, gira la tua carta. Tu hai preso un 9 di cuori. Beh, se la mia fosse un 9 di cuori sarebbe davvero bello. Ma noi fino ad adesso abbiamo detto che le nostre azioni sono state speculari, ma un po' modificate, quindi non sempre identiche. Quindi, in realtà, la cosa giusta è che qui, adesso, ci sia una carta molto simile alla tua, ma non uguale. Infatti io qui ho un 9 di quadri, una carta molto simile ma non uguale. Sai cosa però? Noi non abbiamo mai toccato questo mazzo di carte invece, questo mazzo di carte è tutto bianco, no? Beh, questo mazzo quindi non è stato condizionato da nessuno e quindi è stato in grado di copiare esattamente le nostre scelte senza condizionarle. Infatti se adesso io vado a stendere così il mazzo, che prima era tutto bianco, nel centro ci saranno due carte, esattamente le immagini speculari delle nostre due scelte. Bene ragazzi, io spero che questo effetto vi sia piaciuto, che questo primo episodio della settimana impossibile vi sia piaciuto. A te l'effetto è piaciuto? Sì, molto. Bene. Ci tengo a sottolineare una cosa, perché molti di voi potrebbero pensare chissà che cose losche. Ovviamente la mia ragazza non era d'accordo in niente di quello che avete visto, anche che in realtà anche essendo d'accordo non avrebbe potuto condizionare tanto, però in realtà non si sa mai, mettiamo in chiaro tutto. Quindi nulla ragazzi, come detto all'inizio, ci tengo davvero tanto a questa serie, a questi 7 giorni. Ovviamente gli effetti saranno sempre diversi tra di loro e spero anche miglioreranno. Poi magari mi direte qual è il vostro preferito alla fine della settimana. Quindi davvero ragazzi, se volete darmi il vostro sostegno, lasciate un bel mi piace, commentate scrivendo quello che volete, se vi è piaciuto l'effetto, insomma qualsiasi cosa. E soprattutto condividete il video ovunque, amici, parenti, maghi, non maghi, come dico sempre a tutti. E detto questo, niente, direi che ci vediamo domani col prossimo episodio. Ciao ragazzi!